Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo qui, ritornati in diretta. Vi chiediamo scusa, qualche piccolo contrattempo. Ogni tanto succede, insomma, il bello della diretta, dicono, insomma, bello mica tanto, però va bene. Eccoci di nuovo qua, sono le 12:07 in questo istante. Benvenuti a una puntata di Good Morning Milano di oggi, 20 febbraio. Oggi parliamo di teatro, parliamo di cultura, ma parliamo subito di un ritorno. Lo vedete nel nostro titolo di sovraimpressione: il ritorno del teatro Caboto. Chi è il Teatro Caboto? Perché il ritorno? Beh, lo chiediamo ai nostri ospiti di oggi. Buongiorno a entrambi, ben ritrovati. Buongiorno, Ciao Luca buongiorno. Frigerio. Allora, dicevamo, direttore artistico del Teatro Caboto e Ciro Cipriano, responsabile del Teatro Ragazzi, sempre del Esatto. Teatro Caboto. Sì. Allora, Gianluca, dicevamo, il ritorno del Teatro Caboto, perché insomma il Teatro Caboto è un teatro storico, un teatro che ormai insomma c'ha una sua storia alle spalle in quel di Via Caboto, che era, ma che a un certo punto lo scorso anno si è dovuto trovare, ahimè, a doversi trasferire. Sì, perché ci sono arrivati un po' questi obblighi di adeguamento della sala di fronte alla normativa di sicurezza che ogni tanto bisogna, insomma, arriva un check, bisogna mettere a posto o migliorare quello che prima era considerato a norma, poi all'improvviso invece non lo è più, quindi insomma. E quindi eravamo a maggio del 2017, abbiamo Esatto. fatto, confermi, Sì, confermo. abbiamo fatto fare un preventivo e veniva fuori insomma 193.000 euro di ristrutturazione, chiavi in mano, cioè finito, Finito. no. E vabbè, allora noi di fronte a questa cifra abbiamo detto vabbè ragazzi, è stato bello, 12 anni della nostra vita, però cioè. Allora, però, prima di abbandonare abbiamo detto, vediamo cosa ci dice il nostro pubblico. Eravamo a maggio, quindi bisognava fare la stagione, non abbiamo potuto farla, quindi abbiamo comunicato che la stagione successiva non ci sarebbe stata e che avremmo fatto uno spettacolo a ottobre, che stava su un mese, per dare la possibilità al nostro pubblico di venire e informarlo della situazione. Intanto abbiamo pensato, però, mentre lo informiamo, vediamo se facciamo un questionario, vediamo quanto sarebbero disposti a donare per darci una mano. E se la cifra poi alla fine è importante, vediamo di farne un altro e vediamo cosa succede. Abbiamo fatto così, abbiamo a ottobre fatto uno spettacolo comico, uno dei nostri spettacoli comici, tutto il nostro pubblico è arrivato, ha compilato il questionario e è risultato che la somma finale che ognuno di loro poteva donare, il totale era 45.000 euro. Quindi di fronte a questa somma Una abbiamo bella detto, speranza attenzione, comunque. Beh, attenzione, insomma. cioè non, il pubblico ci dà 45.000 euro. Chi 20 euro, chi Sì, infatti hai 500. fatto una sorta di crowdfunding, un sondaggio crowdfunding, Esatto, avete però non fatto. ce l'aveva ancora dati, No, è infatti. questionario. Che facciamo? Allora siamo andati a informarci, allora mi hanno detto, vabbè, allora se noi apriamo un mutuo di 100.000 euro, ne abbiamo Esatto. 45.000 del pubblico, ne abbiamo 145.000, cioè già la 193 è vicina, Vicino, si certo. avvicina. Eh beh, insomma, le speranze si avvicinano, diventano concrete, Vabbè, la fai speranza sapere di che comunque hai il poi. tuo pubblico Questo l'ho dalla già tua. detto io. Ok, no, vabbè, sì, sapere perché comunque il pubblico è dalla tua parte, sapere che insomma ci tiene, mette mano al portafoglio anche in più di quello che dovrebbe, nel senso, insomma. Mette mano al Beh, portafoglio, sì. certo. E E quindi cosa decidi di quindi mi ha detto, fare? vabbè, adesso allora, ok, allora facciamo così, allora li prendiamo, li richiamiamo, facciamo un altro spettacolo che sta su un mese, sta un mese perché così dà la possibilità nel mese di che la gente venga, li prendiamo, però dichiarando che se per qualsiasi motivo non gli avessimo poi fatti i lavori, li avremmo restituiti. Ok, quindi li abbiamo richiamati, sono ritornati e ci hanno dato 38.000 euro. Ah, quindi, insomma. Quindi comunque quasi la promessa mantenuta. 38.000 euro che sono entrate nelle casse dell'associazione per i lavori. Poi abbiamo vinto un bando della regione di 20, quasi 25.000 euro. Quindi, Si superava anche i famosi beh, 45.000 no, non ci quasi. arrivava poi il mutuo e tutto, arrivavamo a 170.000. Ottimo. Avevamo 170.000, Wow. li avevamo, vero? Sì. Eh sì, con un mutuo, quindi comunque poi con un debito in Beh, con 5 un anni da restituire, però riaprendo con l'attività, avevamo fatto un piano d'ammortamento, ci stavamo dentro. Insomma, in poche parole, dopo un anno e mezzo di raccolta fondi, preventivi, Anche vincere un progetti. bando non è una cosa che, cioè, No, l'avete no. data così come notizia. Ma No, insomma, sappiamo che certo. vincere un bando non è una cosa semplice, è difficile. Già che è difficile capire come sono fatti i bandi, è Certo, difficile proporsi, è sì. difficile riuscire ad avere un progetto che lo faccia vincere, voi tutto questo l'avete già Sì, era superato. un bando della regione proprio per la ristrutturazione e adeguamento della sala. Perfetto. E
E poi anche i preventivi, perché comunque fare mettere in sicurezza un locale ha bisogno di un sacco di nulla osta dei pompieri, cioè, una burocrazia non da è so fare due camionette e ci attacco io le no. spine. Poi aspetti anche i tempi della burocrazia, insomma, è passato un anno e mezzo. Era tutto pronto. E a un certo punto la proprietà ha deciso di non fare niente. Ha deciso che il nostro preventivo era sbagliato, il progetto non era adeguato, ci ha dato poi delle prospettive di aumento poi del canone una volta riaperta la sala, che era triplicato, cioè aumentato del 300%. E andava anche a fare pugni poi col vostro piano di appuntamento. Esatto, certo, insomma, beh, non ci stavamo più dentro, e a malincuore a una riunione fatta appunto a settembre abbiamo detto: scusate, ma di fronte a queste condizioni noi non possiamo, non ce la facciamo più, anche perché è un anno e mezzo che stiamo in ballo, non ce la facciamo più. E loro hanno detto: vabbè, grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. E per voi lì si è aperto un mondo, però a questo punto avevate dei soldi del vostro pubblico che vi aveva dato in mano e diceva: fate il teatro. Non avevate più un teatro da sistemare. Cosa è successo lì? Siamo andati in Australia. No, abbiamo a spendermi tutti. Vabbè, innanzitutto abbiamo anche restituito gli ambienti. Abbiamo restituito tutti i soldi, okay, tutti a tutti, chiaramente. Okay. E abbiamo cominciato a girare. Proprio in questo giro, in questa sfortuna, in questo momento, in realtà poi avete scoperto una grande fortuna. Abbiamo scoperto un'altra struttura che aveva un certo senso, che ci ha accolto, perché comunque, vabbè, è una banalità, ma un incontro avviene perché c'è un'esigenza reciproca, no? Certo. Perché noi abbiamo girati di teatri. Beh, sì, a Milano, tanti, cioè praticamente tutti che appartengono a una parrocchia, perché gli spazi utilizzabili sono quelli, perché se lo spazio appartiene al comune c'è una burocrazia e un onere finanziario talmente alto che manco ci abbiamo pensato, mentre nelle parrocchie ci sono tanti, a Milano tanti, sì, teatri, però quasi tutti sono o occupati oppure non agibili. Abbiamo trovato questo che era non era occupato ed era semi-agibile, no? Cioè, nel senso, in Italia dove c'è sempre il semi che ci salva, sì, per cui comunque la struttura era buona, però ci sono dei lavoretti da fare. Ok. Il parroco Don Davide era lì da poco, e insomma ha detto: io lo voglio attivare questo teatro, voi siete alla ricerca, uniamo le forze. E siamo arrivati a Baggio. A Baggio. Da Wagner centro a Baggio. Da Baggio. Un mondo, un altro mondo. Sì, sì, assolutamente sì, sì. Però conferma. No, veramente, sembra un paese, non infatti, sembra neanche essere a Milano. Siamo, infatti siamo in zona via Marnero, vicino a Nikolaevka, quindi insomma un borgo quasi all'interno di Baggio stessa, che già è borgo anch'esso. Però insomma avete trovato una realtà completamente diversa. Molto diversa, e ci è piaciuta tantissimo. Ci è piaciuto proprio anche il clima, le persone, le case, i prati. Cioè, sì, no, ma proprio anche il contatto umano anche con le persone che comunque ti conoscono e vogliono conoscerti soprattutto, e quindi c'è questo reciproco scambio, diciamo, culturale comunque, di chiacchierare, di sapere come stai, come va, cosa fate. E la cosa bella è che non siete stati lì poi dire: va bene, ok, adesso facciamo i lavori, chissà cosa, partiremo poi. No, siete partiti subito a un certo punto. Siamo partiti subito perché abbiamo detto: i lavori sono da fare, la parrocchia che si chiama San Giovanni Bosco comunque con il parroco ha intenzione di fare i lavori per mettere a posto non solo il teatro ma tutta la struttura intorno, e noi abbiamo detto: noi diamo per quanto possiamo il nostro contributo, per cui facciamo spettacoli, raccogliamo fondi e diamo la stragrande maggioranza di quello che raccogliamo come contributo. E quindi siamo partiti a novembre, il 2 novembre abbiamo iniziato a fare i nostri spettacoli, che stanno su un mese anche lì per forza, quindi stanno su il venerdì, il sabato e la domenica, venerdì e sabato alle 21, domenica alle 16. Sono di teatro di prosa e sono commedie comiche, oppure gialli, oppure c'è il teatro milanese, sì, che è sabato pomeriggio, oppure c'è il teatro ragazzi, sì, che fa lui, che è in periodi dedicati, tipo abbiamo fatto dedicato a bambini ovviamente, a dicembre abbiamo fatto questo spettacolo natalizio, diciamo, sì, comunque ce ne sarà un altro dopo a Carnevale. Perché poi la cosa interessante, sì, appunto, è appunto che appunto siete sei proprio il direttore artistico del teatro. C'è la compagnia, cioè anzi, sono quattro compagnie che ruotano all'interno del teatro, che sono quelle poi stabili, diciamo, che fanno poi i vari spettacoli all'interno del, esatto, del, certo, teatro. Non siete ancora ripartiti, diciamo, con un vero e proprio calendario
annuale, ma in realtà adesso da poco è ripartito. Dal 2 febbraio stiamo facendo, andiamo avanti fino a maggio, fino al 28 di aprile. Fino al 28 di aprile, infatti, quindi insomma. Perché poi ci saranno i lavori, cioè adesso quest'anno è ancora un po' ballerino, ma i lavori partiranno a maggio e a ottobre parte una stagione. Allora, la prossima invece che spettacolo in cosa succede? Adesso cosa noi è? Siamo in scena con Il Pirata da Salotto, che è una commedia comica, e fino al 3 marzo. Quindi ci sono ancora due weekend, il venerdì e sabato alle 21, domenica alle 16. E poi c'è il Milanese, il 23 febbraio, sabato alle 16, Onami è per finta, quindi anche questa è una commedia comica. Okay. E poi abbiamo per i bambini La Magica Pozione alle ore 16, venerdì 8, sabato 9, domenica 10 marzo alle ore 16. Che è carnevale comunque. Che, sì, il periodo di carnevale. Diciamo che l'ingresso è gratuito e che c'è un'offerta all'entrata, okay, chiaramente, che va appunto per questi lavori. Diciamo, importante, mai come in questo momento, importante l'offerta che darete, perché farete in modo di sovvenzionare i lavori che partiranno subito da maggio, in modo da poi tornare a ottobre con invece finalmente la prima stagione del Teatro Caboto, che abbiamo, SGB, giusto? Chiamato Baggio Teatro Caboto SGB, SGB San Giovanni di Bosco, questo è il nome del teatro, in via Marnero al numero 10, con attraverso le Forze Armate. Insomma, una bella sfida comunque. Sì, Luca. sì, una bella sfida, ma diciamo che sta andando bene, perché comunque Baggio ha tante ricchezze, però non ha un teatro, diciamolo, non ha né un teatro né un cinema, non c'è, e i residenti lo vogliono, se no devono muoversi e andare, sì, cioè il teatro di quartiere lì non c'è, è vero. E quindi questo va bene a tutti, e poi chiaramente noi dobbiamo capire che tipo di programmazione fare, perché comunque noi, vivendo del botteghino, non abbiamo assolutamente finanziamenti dalle istituzioni. Abbiamo in 12 anni di là, abbiamo sempre avuto il nostro botteghino che ci dava da vivere, ma non l'istituzione. Anzi, mi ricordo che è diventato un bando, manco l'avete potuto usare poi. Sì. Quindi insomma, proprio è destino. Che proprio dovete vivere del vostro sangue, del nostro sudore. Dell'incasso. Quindi devi capire anche, non puoi fare cose che al pubblico non piacciono, avere la sala vuota. Devi fare cose e devi capire che cosa vuole il pubblico. Quindi adesso noi abbiamo fatto questi spettacoli comici, ne abbiamo fatti due che sono andati molto bene, la gente è venuta, e poi stando in scena un mese c'è passaparola, per cui vedi che il pubblico aumenta sempre di più. E adesso, come secondo spettacolo, dopo Il Pirata da Salotto, avremo un giallo, che è il nostro secondo genere, che si intitola L'Ispettore Kopler e il caso delle due gocce d'acqua di Edgar Wallace, che sarà dal 16 marzo al 14 aprile. Quindi, vedendo, un altro mese, fantastico. E quindi vediamo, insomma, abbiamo chiaramente la speranza che possa piacere anche il giallo. E vediamo di capire poi che tipo di spettacoli fare a Baggio. E il biglietto, quando adesso sarà emesso a ottobre, sarà 5 euro. Insomma, prezzi popolari, popolare, si diceva sì. Una volta. Assolutamente. Insomma, la sfida è interessante anche perché appunto anche parlare, cioè, mi viene in mente nel tuo caso, teatro di ragazzi, sei passato a parlare con ragazzi completamente diversi, però immagino, in quel di Baggio rispetto magari ai ragazzi di una zona più centrale di Milano. Ma guarda, sicuramente diciamo sono un po' più vivi, diciamo sono più tosti, ecco, quello sì. E puoi usare di più magari, puoi usare un po' di più adesso. No, certo, no, ma vabbè, infatti a Natale, quando è stato fatto il primo spettacolo per teatro ragazzi, in 3 giorni è venuto parecchia gente, insomma 700-800 spettatori abbiamo avuto, quindi poi il parroco è uno che ci tiene molto ai bambini, perché comunque ha molte attività all'interno dell'oratorio che riguardano i bambini, e quindi ci tiene tantissimo che prosegua poi questo percorso, tant'è vero che gli abbiamo anche, diciamo, nel pacchetto, diciamo, abbiamo collaborato con lui e abbiamo proposto 2 laboratori, sia per il teatro, diciamo, per i bambini delle elementari, sia per i ragazzi delle medie. Quello delle medie è già finito, adesso continueremo con quello delle elementari fino a maggio. È interessante comunque questa collaborazione con questo parroco che appunto vi ha accolto. Anzi, mi ricordo che mi raccontavi che voi eravate già stati tanto tempo fa da lui, ma non era appena arrivato. Era non appena arrivato. Tempo. Sì, sì. Poi siete tornati, sembrava quasi che vi aspettasse. sì, perché sì, proprio così è avvenuto. È appena arrivato e ci ha fatto vedere il teatro, però lui era preso da 8.000 cose. Sì, tipo, è arrivato la settimana prima, mi diceva. Abbiamo visto il teatro e ci siamo annotato che era un bel teatro, perché il palcoscenico, per quello era un teatro vero, cioè il palcoscenico ancora è bello,
manca la platea. Okay. Ci sono le seggiole, non c'è la poltrona rossa, ci sono le seggiole, è ancora da questo punto di vista da mettere a posto. E poi siamo andati proprio quando, prima di fare il sondaggio col pubblico della vecchia sede, per dire siamo fuori da là, dove andiamo. Poi, appunto, come detto, siamo stati invece là ancora un anno e alla fine, quando è andato male, siamo ritornati perché ci ricordavamo. Lui ha detto, Meno male siete tornati, adesso è il momento. Io ho messo a posto tutto il resto. Infatti, quando lui è arrivato, ha comunque messo a posto i campi da calcio lì, ha fatto dei giochi per i bambini nell'oratorio esterno. E mi dicevi che sono rimasti colpiti anche dal fatto che c'è un gruppo che lavora poi dietro e insieme. Ecco, un'altra cosa che ci ha colpito di questa parrocchia è che ci sono tanti volontari, cioè lui è da solo e ha intorno una ventina, forse anche di più, volontari che comunque fanno anche ragazzi, ma c'è un'attività molto intensa. Io sono rimasto molto sorpreso perché comunque c'è umanità, si vede, c'è la voglia di fare, di ma col cuore anche, non c'è un interesse economico, proprio persone di vario genere, appunto degli adulti e ragazzi che gestiscono il bar, gestiscono l'oratorio, gli spogliatoi, perché c'è anche la struttura dei campi di calcio all'interno, quindi è una struttura molto grande. Ma che è una parrocchia molto grande, una parrocchia anche con molto grande e con una, non so come si chiama, pubblico della parrocchia, come si chiama, utenza, insomma, zona bella, popolosa. Sì. Tantissimo. Molto. Poi adesso io girando, mettendo i volantini in giro, perché noi mettiamo i volantini nel quartiere e anche lì è bello perché la gente ti saluta, ti riconosce, ci parli, sono gentili, posso mettere il volantino nella casella, ti apro la porta, ma venga, lo metta, dagli a me che li metto io, cioè sì, un altro... Sì. E vediamo un po' che tipo anche di architettura c'è, che tipo di case, cioè tipo di persone... E vale la popolazione è molto vale la popolazione per due forze armate, hai quella specie di residence meridiana, la meridiana sì, lì davanti che è un mondo, se Milano 2 Milano 2 poi hai avuto Nikolajevka, dove invece hai case un po' più popolari, giardini, poi Baggio Vecchia, villettine, e poi dopo il parco delle cave, enorme. Cioè, poi comunque sei subito in campagna. Io adesso girando lì vedo proprio nella vecchia Baggio, ancora c'è la strada sterrata, la villettina, davanti il prato enorme, la nebbia, quartiere Olmi a pochi metri, quartiere Olmi di là, tutto nuovo, cioè proprio sì, veramente ed è anche stimolante da quel punto di vista, sì, assolutamente, ma soprattutto anche energia, come dire, perché adesso senza non voglio dire, però ecco, invece Wagner è più residenziale, più, come dire, la gente si fa più i cavoli suoi, cioè c'è una dimensione diversa, un po' la Milano un po' più, e si è persa forse quella dimensione anche di paese, appunto, Baggio ancora assolutamente, ma anche quartiere Olmi, Morantini, suoni, scusi signora, sono del teatro, va sì, entra, e apre la porta, viene giù la signora, mi dice sì, dammi, li mettiamo. Cioè tu dici, ma quando, ma dove? E quindi non so, ma io quello che infatti racconto sempre quando spesso mi chiedono della vostra storia è che è una storia proprio di grande resilienza, perché insomma sembrava tutto finito a un certo punto, immagino che a un certo punto tu abbia detto basta. No, più di una volta. Vado in Australia anche senza i soldi vado lo stesso in Australia e basta. E invece ogni volta ti sei ritrovato a trovare una motivazione che era più forte di quella di prima, quasi. Sì, assolutamente sì. No, perché dobbiamo, come qualcuno ha detto, se chiude una porta si apre un portone. Ma cioè anche di più, noi comunque 12 anni lì, eravamo anche 12 anni chiusi dentro nella vecchia serie, perché facciamo uno spettacolo dopo l'altro, cioè debutta e vai in prova nel successivo, pam pam pam. Quindi dopo 12 anni, non ci siamo neanche resi conto poi della presenza del Teatro Caboto nella città. E ce ne siamo resi conto quando l'abbiamo abbandonato, cioè comunque alla fine. Ma se no ti faccio provocazione, vogliamo dire, quindi dobbiamo ringraziare la vecchia proprietà per tutto quello che è successo. Comunque vabbè, abbiamo messo tanto di nostro, non è che. Cioè, diciamo che il destino ha voluto così. Diciamo destino. Così, il giro è stato questo. Il prossimo passo a questo punto è scrivere
un pezzo teatrale sulla storia di Dato Caboto a questo punto. Sì, però se lo facciamo non viene a vedere nessuno. Invece non è. Dobbiamo fare comico, deve essere un giallo forse. Un giallo comico. Conoscendo insomma, secondo me viene molto bene. Un giallo comico. Sì. Quasi fantascientifico. Ricordiamo bene, allora siamo quasi in chiusura. Ricordiamo il prossimo appuntamento, così che appunto allora, il nuovo pubblico possa. Sì, il Pirata da Salotto, che è una commedia comica in cui abbiamo questo protagonista che è il signor Cazzavillani, che ha in programma una serata un po' particolare con i suoi amici e invitano un tipo un po' particolare. E le cose però non vanno come previsto, anzi precipitano verso le più complete catastrofi. Quindi insomma, questo è un po' il plot, però non possiamo raccontare nulla. Comunque si ride. È in scena adesso tutti i venerdì e sabato alle 21, la domenica alle 16 fino a domenica 3 marzo, quindi due weekend. E poi leggevo prima, l'unica differenza da quando ho capito è che invece a marzo non ci sarà i venerdì perché c'è la quaresima, giusto? Esatto. Okay. Poi riprendiamo sempre per la prosa dal 16 marzo al 14 aprile con il giallo, l'ispettore Copler e il caso delle due gocce d'acqua. Non ci saranno i venerdì perché c'è la quaresima. Adesso c'è venerdì, sabato e domenica. Quindi, adesso dopo quando c'è la quaresima non c'è il venerdì. E poi abbiamo la magica pozione venerdì 8, sabato 9, domenica 10 marzo alle ore 16. E poi abbiamo Cenerentola. Il 22, 23, 24, 25, 27, 28 aprile alle 16. Comunque www.teatrocaboto.com c'è tutto. Certo. Qua dovete vedere appunto tutto quello che vi può interessare. Ricordiamo l'ingresso gratuito con ovviamente offerta libera però ovviamente. Datevi un po' da fare perché insomma i lavori sono da fare, ci sono tanti lavori da fare, quindi dai, sto 5 euro cacciatelo fuori, almeno lo dico io, non posso dirlo loro, lo dico io. Perché davvero così facendo a ottobre si riparte alla grande con una stagione vera e propria del vostro teatro a Baggio, insomma, finalmente Baggio avrà un teatro vero, proprio, con un cartellone, con una stagione completa, e vi assicuro che quando parliamo di stagioni complete parliamo di non so quante repliche fatte durante tutto l'anno. Gli spettacoli sono 12, facciamo 12 titoli nuovi ogni anno e le stanno in scena un mese, quindi insomma è un cartellone che si dice a lunga tenitura fra commedie, teatro ragazzi, ne facciamo 12, 13, 10 dipende un po' del calendario si propone, capite quello che stai dicendo, e lo scopo comunque capite anche perché dovete ritornare poi al Teatro Caboto, perché insomma è un attimo, è passato un mese, c'è un nuovo spettacolo da andare a vedere ogni mese, uno spettacolo. Questo è stato un po' anche così la chiave un po' della riuscita della sede, cioè ogni mese c'era uno spettacolo, quindi è diventato un appuntamento fisso. Spettacoli che comunque, ripeto, devono incontrare il gradimento del pubblico, quindi non sono autoreferenziali, non sono lenti, non sono noiosi, cioè devono il comico deve far ridere. Se ogni 3 minuti non c'è una risata non va bene. Però non è cabaret, cioè comunque è sempre teatro. Quindi è interessante anche il giallo invece, insomma, che il giallo che ti tiene lì incollato. Assolutamente, sono gialli pieni di autori inglesi o americani, quindi pieni, moderni, briosi, pieni di colpi di scena, spari, sì, colpi, pugni, cioè insomma, non è una roba bella che ti tiene comunque, è un genere che funziona. Ricordiamo allora il sito internet www.teatrocaboto.com. Su lì trovate tutte le informazioni. Dopodiché basta andare in via Marmeo 10 e c'è la sede, appunto, la nuova sede del Teatro Caboto Baggio SGB. Possiamo giusto? Spendere una parolina. Prego. Anche per il Municipio 7? Prego. Che comunque anche loro ci hanno dato una mano. Oh, Bestetti, bravo, finalmente. Salinari, Bestetti, Salinari. Sono ben contento di sentire che un presidente e i suoi assessori riescono finalmente a fare qualcosa con questi benedetti municipi. Sono ben contento, sapete quanto voglio che i municipi possano fare sempre di più, quindi sono contento, quindi diciamo benissimo, no? Cosa, sì, Antonio Salinari insomma ci ha accolto, gli abbiamo spiegato al tempo e diciamo ci sostiene, ci ha fatto fare degli spettacoli, quindi dandoci insomma un aiuto economico nei centri anziani della zona del Municipio 7. Siamo andati a portare il teatro lì, cioè con lui abbiamo pensato a questa iniziativa, cioè anziché farli muovere loro siamo andati noi, e ancora ci stanno aiutando, avremo un secondo giro di questi spettacoli, contentissimi, quindi felicissimi, e questo ci ha permesso anche, cioè gente che abbiamo incontrato nei centri anziani poi sono venuti lì in via Marnero, e quindi insomma c'è stato uno scambio, e ci sarà ancora un secondo giro dopo Pasqua, aprile-maggio, quindi insomma
Oh, bene, sono belle storie di municipi, siamo ben contenti, sì. Complimenti al presidente Bestetti e all'assessore Salinari, e insomma so che sono sempre molto attenti a queste, a quello che succede sul territorio, perché poi è quello che dovrebbe fare il municipio, e per fortuna ci sono anche altri municipi che fanno grandi cose, mi viene in mente il municipio 6, il municipio 9, che spesso volentieri abbiamo anche qui ospiti, quindi insomma per fortuna che i municipi, nonostante non sia facile, lo so, per i vari municipi, nonostante non possono a volte muovere una virgola se non andando sempre a Palazzo Marino a bussare, invece spesso volentieri ce la fanno e sono ben contento quando possono poi aiutare davvero chi poi sul territorio va, lavora, crea nuovi movimenti, perché insomma è interessante vedere come davvero finalmente a Baggio sarà un nuovo motivo per uscire di casa, andare in via Marnero, spostarsi, conoscere, parlare. Certo. Sì, gli scopi comunque dell'associazione, che la nostra che gestisce il tutto, è proprio quello dell'aggregazione sociale, della valorizzazione del tempo libero. Cioè il tempo libero come proprio valore, ma non solo per il pensionato, perché per cui il tempo comunque ha un significato, ma anche per chi lavora, perché ha bisogno di passare del tempo libero. Perché magari da poco il tempo libero e quindi ha un grande valore quel tempo libero. Assolutamente, ed è importante che questo tempo libero lo utilizzi per ricrearsi, no? Non lo sappiamo, perché sennò ognuno deve trovare il proprio modo per potersi ricreare, trovare energie e riconsumarle nel proprio lavoro. Se non ti ricrei, scoppi. No. Insomma, un teatro rigenerante, possiamo dire, quindi rigenerante del teatro Caboto. Esatto. Ottimo, si è rigenerato se stesso anche, sì. E adesso invece rigenererà voi nel vostro tempo libero. Andate sul sito, qui nella diretta comunque ci sono anche tutti i vari link, i commenti, i tag alle varie pagine. Davvero, grazie mille, grazie a te. Ciro, grazie. Complimenti davvero per il lavoro che fate, siete già aggiornati, noi poi man mano daremo tutti i vari vostri appuntamenti sulle vostre varie appuntamenti appunto del teatro Caboto. Grazie mille davvero ai nostri ospiti di oggi, li ritrovate appunto al teatro Caboto in via Marneo 10 oppure www.teatrocaboto.com. Eccoli. Grazie mille davvero ai nostri ospiti, grazie anche a tutti voi. Grazie per averci seguito, l'appuntamento ritorna domani sempre qui in diretta su Milano All News. Grazie, arrivederci, a presto.